Vandali in azione nella notte a Fano, gomme squarciate a diverse auto in due parcheggi in via Nazario Sauro, indaga la polizia. Salvucci sarà anche il vescovo di Urbino, la decisione del Papa ufficializzata sabato scorso. Gambini attiva gli altri sindaci, non possiamo impoverire la nostra comunità, siamo stati traditi. Amarezza e indignazione a Monte Maggiore di Colli al Metauro, decapitata la statuetta di Gesù Bambino e spezzato un braccio. La Proloco segnala lo sfregio alla polizia, un privato si offre di restaurarlo. Difesa della costa Fano Nord, la regione invia al comune la convenzione per l'avvio della progettazione, svolta anche per l'ex AGIP. A febbraio si presenta il progetto esecutivo, poi l'affidamento dei lavori che potrebbero concludersi entro il 2023. Nessun parcheggio, ma un'area di passaggio con alberature. Spettacoli in cielo, animazioni e laboratori per bambini, grande successo di pubblico per la Befana all'aeroporto in piazza 20 Settembre a Fano, distribuite 1200 calze piene di dolciumi, sul palco anche il Boulot. Dopo il telegiornale riparte Primo Cittadino, ospite in diretta il sindaco di Fano Massimo Seri, tra poco in studio il presidente di Fano TV Gino Bartolucci che annuncerà le novità e i programmi del Palinsesto 2023. Buonasera, come avete sentito poco fa nel corso del nostro telegiornale, ospiteremo il presidente di Fano TV, Gino Bartolucci, che annuncerà i programmi in partenza e le novità che interessano la nostra emittente, ma come sempre partiamo dalla cronaca, in particolare dall'atto di vandalismo messo a segno la notte scorsa a Fano, dove sono stati tagliati gli pneumatici a 13 auto. 6 di queste erano parcheggiate in via della Giustizia, nel parcheggio del cimitero, 5 nel piazzale Malatesta e 2 lungo via Nazario Sauro, nel tratto che va dal sottopasso alla statale 16. Molti dei proprietari hanno sporto denunce, sul posto si è recata una volante del commissariato di Fano. Ora proseguono le indagini per individuare l'autore o gli autori del gesto, anche mediante le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. Il diacono Enzo Rossi è tornato alla casa del padre domenica 8 gennaio. A darne notizia è stata la diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola, che ringrazia il Signore per aver donato alla chiesa diocesana, in particolare alla parrocchia Santa Famiglia, un vero testimone della carità di Cristo, che come buon samaritano si è chinato sulle povertà degli uomini e si è speso nel servizio liturgico esprimendo la bellezza e la verità della celebrazione cristiana. Il suo stile di vita, prosegue la nota, è stato per tutti modello di comunione nella Chiesa, fedeltà nella vita di preghiera e di carità nei rapporti con il prossimo. I funerali si svolgeranno nella parrocchia Santa Famiglia Fano 2 mercoledì 11 gennaio alle ore 15. Monsignor Sandro Salvucci, il nuovo vescovo dell'arcidiocesi di Urbino, Urbania Sant'Angelo in Vado, una decisione presa dal Papa che è stata ufficializzata sabato scorso e che ha suscitato reazioni durissime come quella del sindaco Maurizio Gambini. Fino all'ultimo in tanti hanno sperato in un dietrofront e invece non c'è stato. Monsignor Sandro Salvucci, 57 anni, già arcivescovo di Pesaro dal 1 maggio scorso, è stato nominato alla guida anche di Urbino, Urbania, Sant'Angelo in Vado. A nulla sono serviti gli appelli di istituzioni e cittadini che si erano mobilitati con una raccolta firme e con la costituzione di un comitato. L'ufficialità è stata data sabato scorso nella cattedrale di Urbino, dove l'arcivescovo Giovanni Tani ha letto quanto comunicatogli dal nunzio apostolico. La lettera è datata 27 dicembre 2022, ma essendo sotto segreto pontificio non poteva essere resa pubblica prima delle ore 12 del 7 gennaio. La notizia di un nuovo vescovo, più giovane di me di quasi 20 anni, quindi ci si aprono prospettive di dinamiche nuove, di idee nuove. Monsignor Sandro, conoscendo già in parte quanto stiamo facendo, portare avanti il nostro cammino iniziato. È seguita la lettura di un messaggio inviato da Monsignor Salvucci, poi divulgato tramite un video, nel quale l'arcivescovo si è rivolto direttamente alla diocesi. Si tratta di un passaggio senza precedenti per Urbino, e direi anche per Pesaro. Doloroso, certamente non facile da accettare, ma cercheremo insieme, vescovo, presbiteri, diaconi, consacrate, consacrati, fedeli laici, di leggere i segni dei tempi per aprirci alle novità che lo Spirito sta preparando per il futuro delle nostre chiese e coglierne insieme le opportunità positive. Personalmente impegnerò tutte le mie energie
per essere vicino alle comunità, a partire da quelle più sparse e periferiche. Permettetemi però di usare un'immagine che traggo dal mondo della musica. Il vescovo non è un solista, ma piuttosto è simile a un direttore di orchestra. E se l'orchestra si allarga e si arricchisce di strumentisti, la possibilità che tutti insieme possano eseguire una musica più bella, più ricca, è la grande sfida che questa unificazione ci mette davanti. Vi benedico tutte e tutti, i patroni San Crescentino, San Cristoforo, San Michele Arcangelo e la Vergine Maria veglino sul cammino della chiesa di Urbino Urbania Sant'Angelo in Vado. Pregate per me. La pace sia con voi. Salvucci si insedierà nel primo periodo di Quaresima. Non me lo aspettavo, ha commentato il sindaco Maurizio Gambini, che sui social ha pubblicato un videomessaggio. Accogliamo con sdegno questa decisione che non potremo mai condividere e ha aggiunto: adotteremo tutte le azioni necessarie per poter incidere senza mollare. Sicuramente noi ancora faremo tutte le azioni necessarie per poter riuscire ad incidere, non mollare su questo punto. Io chiedo a tutti i sindaci e a tutte le popolazioni che sono del nostro territorio a non mollare, perché ecco, essere stati traditi dalla politica spesso siamo abituati, e questo non mi sorprende più di tanto, ma che anche la Chiesa adesso si accodi a questo metodo di spogliare le aree interne solo per un fatto di numeri, oppure magari anche per avere una sostenibilità maggiore per quelle aree che spesso sono più avvantaggiate ma che non sono così virtuose. Veramente le persone di questi territori, di Urbino ma di tutto l'entroterra, hanno bisogno della vicinanza di questa istituzione religiosa che veramente seguono sempre con grande impegno e con grande devozione. E quindi io credo che abbandonare da parte della Chiesa questa gente sia veramente un atto che non doveva essere fatto. Ma perché non poteva essere fatto? Non poteva essere cancellato con un colpo di spugna, con un messaggio così mandato sul web da parte del nuovo vescovo per una decisione già presa per cancellare storia, una storia millenaria. Io credo che questo non sia degno di un'istituzione ecclesiastica come quelle che loro rappresentano. Quindi invito tutti i miei colleghi sindaci veramente a riunirci e a pensare che non è detta l'ultima parola, perché noi non possiamo ancora una volta nel nostro entroterra così impoverire le nostre popolazioni. A Monte Maggiore di Colli al Metauro è stato profanato il presepe allestito ai piedi della scalinata del paese in occasione del villaggio di Natale dedicato ai bambini. Da qualche giorno, ci hanno scritto dalla Proloco, trovavamo diverse cose rotte e manomesse. E già questo era grave. Poi venerdì pomeriggio un bambino ci è venuto incontro con in mano la testa di Gesù, dicendo di averla trovata nascosta sotto la neve finta utilizzata come allestimento nel borgo. Durante il controllo della capanna abbiamo avuto conferma di ciò che temevamo. È un sacrilegio gravissimo, oltre ad essere un'offesa per tutta la comunità cristiana, hanno commentato. A noi restano amarezza e indignazione. L'episodio è stato segnalato alle forze dell'ordine. Oggi la Proloco ci ha fatto sapere che un privato cittadino si è offerto di restaurarlo gratuitamente. Cambiamo argomento. Il Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile della Regione Marche ha inviato al Comune di Fano la convenzione per la progettazione dell'intervento a difesa della costa dalla torrente Arzilla a Fosso Seiore. Una volta che sarà pronto il progetto esecutivo si potranno aggiudicare i 4.400.000 euro per i lavori. Oggi abbiamo inviato al Comune di Fano, come Regione Marche, la convenzione da dover firmare congiuntamente in modo da poter poi attuare una progettazione complessiva di tutte le opere a difesa della costa a nord di Fano ed esattamente dal torrente Arzilla fino a Fosso Seiore. In quella zona ci sono una serie di scogliere, diciamo usurate nel tempo, che vanno sicuramente in parte ripristinate. C'è una zona dove le scogliere proprio non ci sono, quindi la costa non è difesa, e ci sono alcune altre zone dove probabilmente le scogliere vanno un po' modificate. Noi abbiamo bisogno oggi di avere una situazione complessiva con un progetto complessivo che preveda tutto quel tratto di territorio, in modo che appena questo progetto sarà redatto possiamo chiedere, sempre con fondi ministeriali,
un finanziamento pari a 4.400.000 euro per la sistemazione complessiva di tutta quella area. Quindi stamattina noi abbiamo inviato al Comune di Fano la convenzione che il Comune di Fano dovrà reinviarci firmata e conseguentemente la firmeremo poi come Regione Marche. Questo vuol dire dare al Comune di Fano 233.000 euro per la progettazione complessiva e dentro 3 anni avere la progettazione ed il completo finanziamento di tutta quella zona. Quindi ancora una volta un intervento molto urgente e necessario per il litorale della nostra regione, in questo caso per il litorale della zona nord di Fano. Arriveranno entrambe nel porto di Ancona mercoledì 11 gennaio dopo 4 giorni di navigazione a poche ore di distanza l'una dall'altra, le due navi che trasportano 110 migranti soccorsi nel Mediterraneo. Questa mattina l'assessore Stefano Guzzi, accompagnato dal dirigente Stefano Stefoni, ha effettuato un sopralluogo alla banchina 22 dove sono in corso i lavori di allestimento delle strutture necessarie ad accogliere i migranti. Come protezione civile regionale, ha spiegato Guzzi, siamo stati coinvolti dalla prefettura, quindi stiamo allestendo un punto di prima accoglienza con servizi igienici composto da 5 container riscaldati dove verranno effettuati identificazione, accertamenti sanitari, distribuzione di pasti e dei kit di prima assistenza. Ci spostiamo a Fano dove a breve verrà presentato il progetto per l'area dell'ex Agip. Nel mese di febbraio il comune dovrebbe rientrare in possesso dell'area e poi partirà la gara per l'affidamento dei lavori. L'assessore Barbara Brunori ribadisce che non verrà realizzato un parcheggio. Anche lo spazio dell'area dell'ex Agip sta arrivando finalmente a progetto definitivo. Siamo quasi pronti appunto a presentare alla città quello che sarà il progetto che andremo appunto a rigenerare in quello spazio, partendo dal presupposto che allo studio di architettura al quale abbiamo dato mandato di progettazione abbiamo chiesto di riorganizzare tutto l'intero isolato, perché ricordiamo che quello è uno spazio frammentato di tante aree verdi, attraversamenti, ma soprattutto molto denso di quello che è un flusso di traffico importante e di una scuola dove invece i bambini, i pedoni hanno la necessità di raggiungerlo in sicurezza. Per cui inizialmente era un'area dove c'era un distributore, la bonifica dell'area si sta concludendo perché per metà febbraio ci verrà riconsegnata, dopodiché veramente potremo andare a realizzazione. Non sarà un parcheggio. Rispetto agli altri progetti, ricordiamo che quello è uno spazio dove inizialmente c'era un giardino razionalista, quindi che riproduceva un po' un pensiero anche legato al mondo della scuola. Ecco, noi abbiamo cercato di trovare la giusta sintesi tra quello che è la sostenibilità dei tempi nostri, quindi una forte attenzione ambientale, con quello che invece era un disegno originale, partendo dal presupposto che oggi non ci sono, ahimè, più carrozze e cavalli, ma tante auto. I bambini hanno la necessità, fortemente la scuola ci ha chiesto, di poter anche intervenire in quello spazio proprio per poterlo utilizzare. Per cui le migliorie sono affini anche a questo, un nuovo spazio pubblico per tutta la città. Ancora cronaca, un incidente è accaduto questa mattina alle 11.30 nella rotatoria di Sant'Orso all'intersezione tra la strada statale 73 bis e via Soncino. Coinvolti una Fiat 500 guidata da un fanese di 54 anni con una passeggera a bordo e un autocarro condotto da un 65enne di San Benedetto del Tronto. Da una prima ricostruzione della dinamica eseguita dalla polizia locale risulta che entrambi i veicoli provenivano dalla superstrada e giunti all'altezza della rotatoria, l'autocarro essendo di dimensioni più grandi ha invaso la traiettoria della Fiat urtandola lungo la fiancata sinistra. Al momento dei rilievi nessuno ha avuto bisogno delle cure sanitarie. Passiamo all'Epifania e al grande successo riscosso dalle iniziative organizzate all'aeroporto di Fano in piazza 20 settembre. C'era per noi Cristiana Guerra. La Befana arriverà. Dopo 2 anni di restrizioni è tornata la vecchina più amata dai bambini dopo le feste natalizie, la Befana. Sin dalle 10 di mattina tante le animazioni per i più piccoli, accolti con una cioccolata calda offerta dal bar dell'aeroporto e a seguire sguardi rivolti in su per ammirare i paracadutisti e le esibizioni delle pattuglie del Fly Fano Team e dello Yak Italia. Al termine degli spettacoli eseguiti in cielo, l'anziana signora, anzi le Befane, sono atterrate al campo d'aviazione e per la gioia dei bambini che attendevano sul piazzale sono stati distribuiti carichi di dolcezze e prelibatezze a tutti. Tanta gente come ci aspettavamo, quindi vuol dire che le cose vanno bene, funzionano e la gente ha piacere di farle.
un giorno all'anno per questi bimbi va bene. Quindi abbiamo ripristinato questa tradizione per i bambini e la Befana che scende dal cielo. Il Aro Club si è sempre prodigato per organizzare queste manifestazioni a beneficio non solo dei bambini ma spesso anche dei disabili e delle persone che sono meno fortunate, quindi abbiamo piacere di organizzare queste cose grazie anche all'aiuto e alla collaborazione della Pro Loco, della Eagles, della Carnevalesca e insomma un po' di gente che ci aiuta, e l'Aro Club si è sempre fatto promotore per tenere vivo questo aeroporto che avrebbe del potenziale molto più alto, ma la situazione non ci permette di fare di più. Nel pomeriggio invece la piazza è tornata a rivivere un clima di normalità, diventando la protagonista della tradizionale festa organizzata dalla Pro Loco di Fano, con la coordinazione dell'assessorato agli eventi del comune. Dopo un Natale dove veramente tante, tra associazioni, enti, istituzioni, hanno lavorato per rendere questa città viva, per rappresentare a pieno quelle che sono le nostre peculiarità, ed è stato veramente bello e importante anche per l'economia della nostra città. Insomma, veramente un bel momento e siamo ritornati di questi, siamo veramente felici. E io non posso che ringraziare tutti quelli che si sono spesi, a partire da Pro Loco che sta organizzando questo giorno, a tutte le altre associazioni per quello che hanno fatto in questo Natale. Solo una stella brillerà. Spettacoli di magia, laboratori del Baby Party Topolino, antichi giochi di legno e animazione hanno fatto divertire e intrattenere tutti coloro che sono stati buoni nel corso dell'anno e che la Befana, che numerosi bambini aspettavano impazienti, ha reso felici con la donazione di 1200 calze di dolciumi offerte dalla Pro Loco insieme a diverse associazioni che collaborano all'iniziativa. Devo dire la verità, c'è stata molta partecipazione da parte del pubblico, moltissima gente in piazza, moltissimi bambini, che è la cosa che ci rende più felici in assoluto, quindi non possiamo che essere contenti di quello che abbiamo fatto. Speriamo chiaramente di riproporci in meglio anche per il prossimo anno, però intanto godiamoci il risultato che abbiamo ottenuto fino adesso, che sicuramente è più che positivo. La bufera vincerà! Una giornata emozionante che ha segnato la chiusura del Natale Più e l'inizio del periodo carnevalesco, con il passaggio di testimone avvenuto sul palco tra la Befana e la maschera per eccellenza del carnevale, il Voulon. E allora avanti Pacassoni coi carri. Invece a Urbagna si sono concluse le tre giornate dedicate alla festa della Befana. L'evento, giunto alla 26esima edizione, rientra nel programma del Natale che non ti aspetti, promosso dalle Pro Loco della provincia di Pesaro e Urbino. Dai bambini agli adulti, tutti sono rimasti affascinati dalla casa della Befana, dal suo ufficio postale, dalla pesca, dall'esperienza 3D e dalle costruzioni Lego. Le Befane della città hanno consegnato centinaia di doni ai più piccoli. Sono stati più di 400 invece i camper e le roulotte arrivati in città per la manifestazione, ha spiegato la presidente della Pro Loco. È stata un'emozione vedere Urbagna così piena. Sono stati giorni di divertimento, musica e svago che ci hanno ripagato a pieno del lavoro che ci vede impegnati tutto l'anno. Un ringraziamento ai volontari, oltre 250, e ai commercianti, ha concluso, che hanno collaborato e che siamo sicuri abbiano avuto una ricaduta positiva grazie all'evento. L'Epifania a tutte le feste si porta via e anche noi di Fano TV ripartiamo con programmi nuovi e storici. Ne parliamo con il presidente di Fano TV, Gino Bartolucci. Buonasera, presidente. Buonasera a tutti. Naturalmente hai detto bene, finito l'anno, siamo anno nuovo, naturalmente qualcosa deve cambiare. Da ottobre, mese in cui avete preso le redini di questa emittente, ci siamo subito messi a lavoro per creare e realizzare un nuovo palinsesto, e proprio questo era uno degli obiettivi. Certo, certo. Naturalmente dal primo di novembre che siamo entrati, naturalmente devo dire prima di tutto che ho trovato una squadra di operatori, di giornalisti, di te direttrice, senz'altro all'altezza della situazione, perché noi naturalmente non venendo dal mondo editoriale, no? Il mio gruppo, 9 persone impegnate nell'associazionismo, impegnate nel territorio, impegnate in questa città che poi ci piace, ma però oltre che dico essere bella Fano, è bello un territorio che noi abbiamo alle spalle di Fano. E quindi da qui partiamo, no? Partiamo con il palinsesto giornaliero. Esatto, uno degli obiettivi era quello di dar modo ai telespettatori di dire cosa succede domani a Fano, su Fano TV. Ecco, su Fano TV c'è un palinsesto, a parte la nostra rassegna stampa e il TG, no? L'occhio alla notizia, che sono le due chicche, poi diciamo, perché la gente piace essere informato cosa succede, uno torna a casa dopo il lavoro e dice cosa è successo, fanno i dintorni, e questo secondo me è molto importante.
Perciò era il primo obiettivo quello di creare un palinsesto giornaliero, però naturalmente anche altre novità. Intanto si riparte con un primo cittadino, questa sera alle 21 in diretta. Esatto. Sotto questo aspetto noi, è una trasmissione ormai che aveva il suo seguito naturalmente, importante, naturalmente quando parla il sindaco di una città, il cittadino, no? Gli piace essere informato e anche intervenire, perché no. Noi abbiamo pensato che di allargare un po' il giro, naturalmente la vallata del Metauro, la vallata del Cesano, naturalmente vogliamo arrivare, partire da Senigallia, arrivare fino a San Costanzo, Mondolfo, che è già San Costanzo, San Lorenzo, Pergola, diciamo un po' la vallata del Cesano e perché no arrivare fino a Caglio, anche più su nella vallata del Metauro, che naturalmente, perciò questa era una trasmissione già che aveva un grande seguito, perciò se allarghiamo ancora gli orizzonti, secondo me è senz'altro positivo. Da una trasmissione con i sindaci a un programma di sport. Ecco, forse questo mancava, no? Naturalmente te mi insegni che gli sport che abbiamo in questa città sono tanti, no? Partiremo martedì prossimo, non martedì domani, martedì 17 se non vado errato. Sì. Con una trasmissione tutti i martedì faremo un'ora di sport, naturalmente uno quando parla di sport poi pensa e dice parliamo di calcio, certo abbiamo la nostra squadra del Fano Calcio, tante squadre, partire da Sant'Orso, arrivare a Urbino, tutta la vallata ci sono tante squadre, però non può essere che è lo sport predominante, sì, lo sport lo suo spazio, però abbiamo tanti altri sport in questa città, dalla pallavolo che sta andando a mille adesso in questo momento, con l'augurio che dalla A3 si faccia la scalata in A2, ma anche sport minori, frisbee, baseball, rugby, praticamente abbiamo a Fano tanti di questi sport dove noi pensiamo alle bocce, perché no, io vengo anche da una società sportiva, con tantissime associazioni, con tantissimi praticanti, perché no? E allora ritengo che al martedì avere un'ora di sport, tutti i martedì, con un giornalista importante, ti mi insegni Andrea Maduzzi, che di sport, insomma, ha 40 anni di sport, naturalmente, secondo noi la persona adatta per questa trasmissione, perciò si sono messi anche sullo sport. È un professionista, sì. Professionista molto. Quali molto. Sono le altre novità, Presidente? Le novità, ecco, torniamo col dialettale, anche perché te mi insegni che noi a Tre Ponti col dialettale abbiamo un rapporto particolare estivo. Tutte le domeniche, no? Avendo un vuoto la domenica, perché naturalmente la domenica è come un festivo, però chi è amante del dialettale, perché no? Noi facciamo parte del gruppo Corallo dove possiamo prelevare le trasmissioni che vogliamo, però io ritengo che mettere delle trasmissioni locali sicuramente, perciò tutte le domeniche alle 20:30 avremo una compagnia dialettale, andando indietro nei tempi, perché naturalmente è logico, se vogliamo dare continuità dobbiamo vedere anche le commedie dialettali di tanti anni fa. Poi altri programmi. Sì, stiamo lavorando su due bei progetti che io ritengo importanti. Uno che praticamente la salute, il benessere, parliamo, no? Veniamo da un periodo Covid, non parlare di salute, anche se quando si parla di salute è un argomento un po' difficile. L'altro, secondo me, che se quando riusciremo, naturalmente non è che siamo arrivati e riusciamo in breve a fare tutto, l'altro sono le eccellenze del territorio. Noi abbiamo delle eccellenze di vario tipo, enogastronomiche, partiamo dall'olio di cartoceto, la pera di Serungarina, al tartufo, praticamente ce n'è di tutti i tipi, tipi chi ne voglia. Però ci sono le eccellenze dell'artigianato, perciò naturalmente questa, quando riusciremo in quella trasmissione sulle eccellenze, secondo me raccoglieremo un discreto successo, per non dire tanto successo, sono molto fiducioso di questo progetto. Poi daremo tutti i dettagli mano a mano ai nostri sicuramente di tenere informati, no, chi ci segue, perché conosco, io perché che siamo entrati adesso, pensavo che Fano TV, dice il nome Fano TV, sono solo i fanesi che lo vedono, invece non è così, ho avuto delle telefonate degli amici a 50 km da qua dove dice ho visto che sei diventato, perciò vuol dire se ha visto, naturalmente ha visto attraverso Fano TV, vuol dire che la gente segue Fano TV anche in dei paesi abbastanza più lontani di Fano, ecco tutto qua.
provinciali, nella provincia. Provinciali, dai. Sicuramente. Grazie al presidente Gino Bartolucci. Grazie a te e grazie ai telespettatori di Fano TV. E noi andiamo avanti aprendo l'album di Fano TV, perché oggi vogliamo fare gli auguri a Irma Del Bianco di Terre Roveresche, che venerdì 6 gennaio ha compiuto 104 anni. A festeggiarla, oltre ai familiari, anche il sindaco Antonio Sebastianelli. E rimanete con noi perché tra poco torneremo in diretta con il sindaco di Fano Massimo Seri per Primo Cittadino. Vi ricordo il numero di telefono dedicato alle vostre segnalazioni, 338-4968-250 per inviarci un messaggio anche con WhatsApp, ma potete telefonare in diretta al 0721-86-14-33. Dunque ci vediamo tra poco. Buona serata.